Gli abitanti e le autorità di Sumatra sono stati colti di sorpresa, sì, perché per la prima volta dopo 400 anni il vulcano Sinabung ha rotto il silenzio e ha ripreso la sua attività, sputando fumo e ceneri alte fino a 1500 metri al di sopra del cratere. L'allarme rosso è stato dato alle 21 ore italiane dal centro di allarme per le catastrofi vulcaniche dell'Indonesia, rendendo necessario lo sgombero e mettendo in fuga 12.000 persone. Il Sinabung è alto 2.460 metri. Si trova a 60 km nel distretto di Karo, provincia nord di Sumatra, a sud-ovest di Medan. Una nuvola spessa di fumo nero ha circondato la zona. L'attività del vulcano, già registrata nel corso della giornata, si è quindi improvvisamente intensificata. Un abitante ha detto ad un quotidiano locale di essere fuggito in preda al panico quando ha visto la lava avanzare verso di lui come una palla di fuoco. Nonostante il grande spavento, alcuni abitanti stanno già tornando alle loro case, ma il codice rosso è stato mantenuto dopo la fine dell'eruzione. L'Indonesia è situata sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, zona ad altissima attività sismica e vulcanica. L'isola venne investita il 26 dicembre del 2004 dallo tsunami che causò centinaia di migliaia di morti. Simone Torri, Sky TG24.